andiamo a vedere che cosa è accaduto invece nel campionato juniores di Elite, penultima giornata, ultimo sabato in cui si gioca il campionato, da qui in poi si giocherà mercoledì e poi ovviamente playoff e playout nella solita formula mercoledì-sabato, che tanto farà piacere al nostro Alessandro Serra. In sostanza cambia poco o nulla per quanto riguarda la vetta, il Football Club ormai è a un passo dal primo posto, un traguardo importante questo per Luzzi, torna a vincere anche l'Ossiamare. Nel girone B non cambia nulla in vetta, se non che Tor di Quinto viene fermato, mettiamola così, dalla Spezia Montetaco in cerca di punti importanti invece per la bassa classifica. Per il Tor di Quinto è il primo stop. Probabilmente, insomma, ormai il Tor di Quinto era in ottica, ma già da qualche mese, però probabilmente oggi ha più motivazioni di far magari scendere i ragazzi, anzi salire i ragazzi in promozione. Una grande vittoria contro la Lodigiani, quindi insomma evidentemente insomma, la mossa ha funzionato. Sì, anche perché con la vittoria di oggi il Tor di Quinto ha abbandonato il primo posto, l'ultimo posto a discapito del Tor in Sabina, quasi retrocesso ormai, sì, matematicamente. Quindi vittoria per l'11 Trillò abbastanza importante. Vediamo intanto mentre scorrono anche i campionati della juniores regionale, anche qui siamo giunti quasi proprio al giro di boa. Detto che intanto ti chiedo anche con il San Lorenzo in questa categoria che cosa, come sta andando, come è andata, diciamo, che cosa ha riscontrato? Non è andata bene, però anche qui forse avevamo le qualità per poter già essere fuori. Però con la martedì giochiamo in casa contro la Vigor Cisterna, è una partita, quindi anche se loro non hanno più le motivazioni, sicuramente non credo che ci siano partite scontate. Però chiaramente le nostre motivazioni saranno maggiori, perché vincendo, quindi non curandoci dei risultati degli altri, stiamo fuori, perché c'è la regola che arrivando quintultimi, se la penultima è distante più di 8 punti, noi in questo caso vincendo saremmo fuori anche per disputare la partita dei play-out. Però chiaramente anche qui forse potevamo dare e fare qualcosa di più. 6 mesi fa, 7 mesi fa, quando erano usciti i gironi, si diceva che il girone che vi avessi impegnati sarebbe stato quello più facile. Con il senno di poi, era veramente così oppure era una congettura? Più facile in un girone dove c'è il Tor di Quinto, che è un pluriscudettato della Juniores, dove c'è il Savio, dove c'è il Tor Sapienza, che ha una prima squadra che fa l'eccellenza, dove c'è la Vissa Artena, che è una squadra che fa l'eccellenza, ed altre, anche il Cisterna, lo stesso Cisterna, no? Quindi noi non avendo la prima squadra, chiaramente le difficoltà nel reperire dei giocatori, e poi c'è un altro discorso che chi ha la prima squadra può far scendere quei fuori quota, cosa che noi non possiamo fare. Quindi per noi, io credo che per una società che non ha prima squadra, le difficoltà c'erano sia nel girone A che nel girone B. Quindi nel girone A non sarebbe cambiato nulla. Però chiaramente, io ripeto, stare in un girone dove c'è il Tor di Quinto, io credo che gli altri combattono solo per il secondo posto. Il secondo posto in poi. Certo. Probabilmente Tor di Quinto fa sempre paura, ma insomma, sì, ha ragione. Vediamo intanto la gara tra il Torrenova ed il Savio, poi magari stuzzicheremo anche Alessandro Amici. Tre punti che valgono la certezza del secondo posto, una sconfitta che significa con ogni probabilità i play-out. Al Tre Torri passa con merito il Savio, che nella ripresa concretizza quanto fatto vedere per larghi tratti della gara. Torrenova alla ricerca di punti salvezza e con Capitan Pascelli a guidare l'attacco. Savio con soli 16 giocatori in lista, non c'è lo squalificato Pensa, in porta va Dotta. Subito chiaro il tema della gara. Savio in attacco e vicino al gol con un destro di tredicine, alto di poco. Al 18° punizione da limite degli Annelli e palla che sfiora l'incrocio. Cambio di fronte, grande occasione per il Torrenova, ma Rossi si fa ipnotizzare dall'uscita bassa ridotta. Poi di nuovo Savio, cross di Albanesi, controllo a destro di Giannelli, alto di poco. Al 33° ha solo di tredicine, che salta due uomini, ma poi conclude centralmente col sinistro. Bocek controlla. Un minuto dopo, doppio tentativo di Tarantino, che trova prima la respinta di Fiocco, poi in acrobazia non c'entra la porta. Al 36° cambio tra i pali del Savio. L'infortunato Dotta lascia spazio a Borrelli,
Nel finale di tempo torna a farsi vedere anche il Torrenova, prima con un colpo di testa di Pascelli al lato, poi con un inserimento a centro area dello stesso capitano, sul quale è provvidenziale la chiusura in corner di Cervellini. È però Del Savio l'ultima occasione del tempo, Ricciardi in area per Tredicine, che forse leggermente ostacolato mette a lato da buona posizione. Ospiti subito pericolosi anche in avvio di ripresa, palla buona sul destro di Caroselli che però mette alto dopo meno di un minuto. Dalla parte opposta, brivido in area Del Savio, ci pensa De Paulis a sbrogliare la situazione. Savio che riprende a costruire occasioni, Albanesi dal limite trova la risposta in tuffo di Bocek. Al 14esimo ancora Albanesi, stavolta col destro, palla al lato di Poco. Sempre Albanesi protagonista, destro in area sul fondo. Il Torrenova prova ad alleggerire la pressione con un calcio di punizione di Mariello, bloccato con sicurezza da Borrelli. Poi palla buona per Pascelli, che però tenta un difficile pallonetto, Borrelli controlla a terra. Forse nel momento migliore del Torrenova, il Savio con merito passa. 26esimo, corner di Iannelli, palla a centro area, dove Ricciardi col sinistro tola a deviazione al volo, che vale l'1-0 per i ragazzi di Grande, che trovato il gol, gestiscono benissimo la gara. Il Torrenova di fatto si fa vedere solo al 41esimo, con una conclusione del neoentrato Nati sul fondo. Passa un minuto e Mazzella approfitta di un pasticcio della difesa di casa per mettere dentro la rete del definitivo 2-0. Savio dunque sicuro del secondo posto, il Torrenova inizia a pensare agli spareggi salvezza. Insomma Luca comincia a pensare agli spareggi salvezza nella Juniores, ma per essere... a pensare anche alla promozione del prossimo anno. Alessandro, tu hai allenato ovviamente, Leo era lì con te nelle vesti di giocatore fino a qualche settimana fa. Poi il rapporto con la società di Mailar si è interrotto, insomma possiamo tracciare un bilancio di questa breve ma intensissima direi esperienza col club biancorosso. Sì, breve sicuramente, intensissima ancora di più, perché intensissima perché dovevamo fare tutto, però devo essere onesto, questo era un accordo che era stato preso prima, cioè sapevamo che non c'era niente, ma meno di niente no. Quindi noi siamo arrivati a dicembre, giusto lei? Sì. A dicembre. Siamo arrivati in un contesto dove abbiamo, ho dovuto stravolgere sicuramente l'organico, però nelle prime tre partite le abbiamo fatte con i ragazzi che il mercato ancora non era aperto, per cui abbiamo affrontato tre squadre, secondo me una... Abbiamo incontrato Civitavecchia, Palestrina e Fregene. Fregene io ho dato subito delle disposizioni e ho detto alla società quelle che erano le indicazioni per poter fare mercato. Devo essere sincero, mi hanno accontentato e abbiamo affrontato Civitavecchia perdendo 3-0 a casa del Civitavecchia, giocando con tre o quattro ragazzi che adesso stanno giocando con la Juniores, e con il Palestrina perdendo 2-1. Poi io sono fortunato sotto questo punto di vista perché conosco Leo Dominici e lo conosco non come giocatore ma come persona. E devo dire che in questa stagione la cosa più bella che ho avuto la soddisfazione di riallenare Leo Dominici e poter dire che sono stato l'unico anche perché non credo che poi a 300... La persona che mi ha fatto sì, Totti sì. Docet, quindi sì. Però Leo è stato importante più che come giocatore, perché come giocatore lo conoscevo, lo conosco e credo che lo conoscano tutti. È stato importante come persona in campo, è stato vicino, forse qualcuno non ha capito questo. Leo non era l'allenatore, Leo era la persona che è stato vicino ai ragazzi e aiutava i ragazzi in campo, li guidava, cosa che è importante perché credo in qualsiasi realtà, dalle prime squadre, dalla Serie A, ci deve essere sempre un punto di riferimento e credo che Dominici per me era il punto di riferimento. Qualcuno non l'ha capito e a qualcuno questa cosa ha infastidita. Leo è stato importante anche perché mi ha aiutato a fare mercato. Siamo andati a prendere ragazzi importanti come Antonio Campagna, come Fabio Foresi, come Alessio Cremonini, come Silvio Guidi, come Daniele Del Gaudio, tutti ragazzi che hanno, credo,
senza commettere presunzione, un bagaglio alle spalle e a un certo punto eravamo una squadra invidiata, perché di quelle che dovevano non retrocedere eravamo quelli che avevamo fatto il miglior mercato. Abbiamo fatto una grande partita con il Pisoniano, perdendo al 95esimo 2-1, vincevamo 1-0 al 90esimo, calcio di rigore e un gol sospetto. Dopodiché abbiamo vinto, abbiamo fatto risultati importanti. Avete battuto l'Ostia Mare. Abbiamo vinto con l'Ostia Mare e in questo mi riallaccio al discorso di fare gli auguri a due ragazzi che si sono infortunati. Uno è Fabrizio Vitale e l'altro è Fabrizio Fraternali. Che ci uniamo ovviamente. Due infortuni gravi e lì il mercato erano finiti i soldi. Però i soldi non c'erano manco prima. Quindi io credo che questi campionati sono importanti perché si può fare calcio con sapendo... organizzando all'inizio, non in corsa. Noi abbiamo fatto e credo che noi non dobbiamo dire grazie a nessuno, io in primis. Io l'unica cosa, e chiudo, è l'appunto che voglio fare a un'altra trasmissione. Parlare degli altri è scorretto. Io non mi permetto di parlare degli altri se gli altri non parlano di me. Io non sono andato in nessuna trasmissione e sono andato a dire che io ero scorretto o che i presidenti sono stati scorretti. Con me sono stati correttissimi. Il nostro rapporto si è interrotto perché quando un allenatore perde 3 partite è giusto che venga cambiato, tant'è che oggi ne hanno perse 10, dovrebbe cambiarne una settimana. Però capisco anche che con il portafoglio vuoto si può fare poco. Noi alla 7ª giornata, io alla 7ª giornata del girone di ritorno, sono andato via, loro hanno perso altre 7-8 partite, non hanno fatto niente per migliorare. Io sono convintissimo e ho l'estrema convinzione che con Leo e con il gruppo che eravamo e con quelli che c'erano, a partire da Emiliano Chicca, da tutto il gruppo che avevamo formato, ci saremmo comunque... non dico salvati, ma avremmo comunque fatto gli spareggi, perché il campionato poi era dalla nostra parte. Non hanno voluto e è giusto che sia così. Contesto solo il fatto che ai giocatori abbiano detto siete scorretti perché andate via l'allenatore, siete andati via voi. I giocatori sono andati via perché forse è stata una scelta loro. Io non ho parlato, io non sento i ragazzi da il giorno dopo che sono andato via, che ho dato la comunicazione che andavo via. Loro sono stati chiamati dalla società per poter continuare ad andare, è stata una scelta loro non andare, hanno perso dei soldi, sicuramente avranno perso dei piccoli rimborsi, ma li hanno persi. Quindi io... Ovviamente Alessandro... E poi dico un'altra cosa importante, mi riallaccio al discorso della Juniores. Il mister della Juniores, che sono 3 settimane che sta facendo su e giù e quindi... estrema confusione, no? Nella confusione che regna sovrana, è chiaro che si trova nella condizione di cercare di salvare una cosa che ormai è insalvabile, perché la retrocessione ormai è acquisita, ma hanno anche creato un disagio a Saccucci, il mister da Juniores, perché 4 settimane fa sto Cristiano si è trovato a prendere i ragazzini dalla Juniores e portarli su, cioè con 18 ragazzini, con 18 un organico della prima squadra della Juniores, di 18-20 persone devono fare 2 campionati. E hanno paralizzato anche lui, tant'è che ovviamente, perde 2 partite a settimana sto Cristiano. Ovviamente, cioè, ovviamente Alessandro, noi in qualità ovviamente di redazione sportiva siamo assolutamente a disposizione per qualsiasi opinione da parte del club. Ovviamente, per carità di Dio. Come è giornalisticamente corretto, ovviamente. Io vorrei sentire anche l'opinione di Leo, abbiamo sentito quella di Alessandro nel suo ruolo di allenatore, ovviamente. Mi farebbe piacere ovviamente sentire la tua, visto che sei un giocatore di una grandissima esperienza.